the moderation team from X takes over moderation of Facebook if you win. No problem. Sounds good. And if he wins, vice versa. There's a fight for civilization. Elon led a push early on to make Twitter a lot leaner. I think that those were generally good changes. I also think that it was probably good for the industry that he made those changes. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Musk was asked on Twitter to delete SpaceX's Facebook page, and he responded that he didn't realize there was one and then said, "Will do." Elon Musk, founder of Tesla, SpaceX, apparently is tweeting that he is removing SpaceX, the page, and the Tesla page on Facebook. And what Zuckerberg's quote that I read recently, what's good for the world is not necessarily good for Facebook. I'm like, that's it, shut it down. He said that? Yeah. That was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. Capitolo 1. L'audace annuncio. Era solo un altro giorno sui social media quando, all'improvviso, Elon Musk ha sganciato una bomba che ha scosso il mondo della tecnologia. In un semplice e conciso tweet, Elon Musk, l'uomo dietro Tesla, SpaceX e altre aziende rivoluzionarie, ha dichiarato «Sto ufficialmente comprando Facebook». Le reazioni furono immediate e intense. Il tweet è stato apprezzato, condiviso e commentato milioni di volte in pochi minuti. Era serio? Era un altro dei famosi scherzi di Musk su Twitter? O c'era qualcosa di più? Cosa significava comprare Facebook per il futuro dei social media? E perché Musk avrebbe dovuto prendere in considerazione una mossa del genere? Con il passare della giornata iniziarono a circolare voci e i media si affrettarono a confermare la storia. Musk rimase in silenzio, non offrendo dettagli o spiegazioni aggiuntive. Internet era in fermento di speculazioni. Era questa una mossa strategica per eliminare un concorrente per le sue nuove iniziative nell'IA? O stava pianificando di rivoluzionare il mondo dei social media come aveva fatto con le auto elettriche e i viaggi spaziali? Capitolo 2. Le ragioni dietro la mossa. Approfondiamo ciò che potrebbe aver motivato Elon Musk a fare una mossa così audace. Prima di tutto, Musk è sempre stato un critico esplicito delle piattaforme di social media centralizzate. Ha spesso espresso preoccupazioni riguardo alla privacy, all'estrazione dei dati e al controllo che queste piattaforme hanno sul discorso pubblico. Facebook, essendo la più grande e influente piattaforma di social media al mondo, è sempre stato un bersaglio di tali critiche. Musk ha chiarito che crede in un futuro più decentralizzato, in cui gli utenti controllano i propri dati e non sono soggetti ai capricci degli algoritmi aziendali. Acquistando Facebook, Musk potrebbe cercare di cambiare fondamentalmente il modo in cui funziona la piattaforma, allineandola di più alla sua visione di un internet decentralizzato in cui gli utenti possiedono e controllano i propri contenuti. Inoltre, Musk è sempre stato un pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale. Facebook, con le sue immense risorse e i suoi dati, è un vero e proprio tesoro di opportunità per l'IA. Con miliardi di utenti che generano flussi infiniti di dati ogni giorno, Facebook rappresenta un'opportunità unica per Musk di sfruttare l'IA in modi nuovi e entusiasmanti. Immagina una piattaforma di social media che usa l'IA non per manipolare gli utenti, ma per potenziarli, aiutandoli a connettersi con gli altri in modi significativi, a scoprire nuove idee e a creare contenuti di valore. Capitolo 3. L'impatto finanziario. Comprare Facebook sarebbe indubbiamente una delle acquisizioni più costose della storia. La capitalizzazione di mercato di Facebook è attualmente valutata oltre 1 trilione di dollari, rendendola un'impresa formidabile anche per qualcuno ricco come Musk. Tuttavia, Musk non ha mai esitato a fare grandi scommesse. Con un patrimonio netto che ha oscillato sopra i 200 miliardi di dollari, ha le risorse per portare a termine un accordo di questa portata. Ma non si tratta solo del prezzo d'acquisto.
possedere Facebook comporterebbe le sue sfide finanziarie, il controllo normativo, le potenziali cause legali e i costi di ristrutturazione della piattaforma, secondo la visione di Musk, sarebbero considerevoli. Tuttavia, Musk ha dimostrato più volte di essere disposto a correre rischi dove altri vedono solo ostacoli. Alcuni analisti finanziari credono che l'interesse di Musk per Facebook potrebbe essere una mossa strategica per diversificare ulteriormente il suo portafoglio. Sebbene Tesla e SpaceX siano aziende leader a livello mondiale, sono anche altamente specializzate. Acquisendo Facebook, Musk aggiungerebbe una nuova dimensione al suo impero commerciale, avvicinandosi alla realizzazione della sua visione di un futuro connesso e guidato dalla tecnologia. Capitolo 4. L'impatto sui social media. Se Musk dovesse procedere con l'acquisto di Facebook, l'impatto sui social media nel loro complesso potrebbe essere di portata sismica. Per anni, Facebook ha dovuto affrontare critiche per il suo approccio ai dati degli utenti, alla disinformazione e alle preoccupazioni sulla privacy. Musk potrebbe affrontare questi problemi di petto, portando a cambiamenti significativi nel panorama dei social media. Innanzitutto, Musk potrebbe cambiare il modo in cui Facebook gestisce i dati degli utenti. Invece di vendere dati agli inserzionisti, Facebook potrebbe passare a un modello che consenta agli utenti di possedere e controllare le proprie informazioni. Musk ha accennato alla tecnologia blockchain come una potenziale soluzione ai problemi di privacy dei dati. Una piattaforma di social media basata su blockchain potrebbe essere un'innovazione rivoluzionaria, consentendo agli utenti di mantenere il pieno controllo sui propri dati e su come vengono utilizzati. In secondo luogo, Musk potrebbe spingere Facebook verso un algoritmo più trasparente. Invece di un sistema segreto e complesso che detta ciò che gli utenti vedono, Facebook potrebbe adottare un algoritmo open source completamente personalizzabile dall'utente. Questa mossa potrebbe eliminare le camere di risonanza, ridurre la disinformazione e permettere agli utenti di modellare le proprie esperienze online. Infine, Musk potrebbe sfruttare la sua esperienza nell'IA per migliorare la piattaforma in modi che possiamo solo cominciare a immaginare. L'IA potrebbe essere utilizzata per rilevare e ridurre i contenuti dannosi, connettere le persone in modo più significativo e persino creare nuovi tipi di esperienze sociali personalizzate e coinvolgenti. Capitolo 5. Le sfide regolatorie. L'acquisto di Facebook da parte di Elon Musk non sarebbe privo di sfide. Facebook è già sotto il microscopio dei regolatori di tutto il mondo a causa di preoccupazioni sulla privacy, la disinformazione e il dominio del mercato. Musk, che non è estraneo alle battaglie regolatorie, probabilmente affronterebbe una dura battaglia per convincere i regolatori ad approvare una tale acquisizione di grandi dimensioni. Le leggi antitrust potrebbero essere un ostacolo significativo. I regolatori potrebbero vedere l'acquisizione di Facebook da parte di Musk come la creazione di un monopolio tecnologico, che potrebbe essere dannoso per la concorrenza e l'innovazione. Per alleviare queste preoccupazioni, Musk potrebbe dover accettare determinate condizioni o persino separare alcune parti di Facebook per garantire un mercato più competitivo. Inoltre, potrebbero sorgere preoccupazioni riguardo alla privacy dei dati. Musk è stato critico nei confronti del modo in cui le grandi aziende tecnologiche gestiscono i dati degli utenti. La sua sfida sarebbe convincere sia i regolatori che il pubblico che la sua proprietà di Facebook rappresenterebbe un cambiamento positivo nella gestione e protezione dei dati. Capitolo 6. La reazione del pubblico. La reazione del pubblico all'annuncio di Musk è stata una combinazione di eccitazione, scetticismo e curiosità. Molti dei sostenitori di Musk credono che il suo coinvolgimento potrebbe portare cambiamenti necessari alla piattaforma.
Lo vedono come un visionario in grado di rivoluzionare le industrie e rompere i modelli di business tradizionali. D'altra parte, ci sono critici che diffidano della crescente influenza di Musk. Sostengono che consolidare il controllo su un'altra importante piattaforma tecnologica potrebbe essere problematico. Temono che l'approccio di Musk, pur innovativo, potrebbe non essere in linea con i valori di tutti gli utenti di Facebook. Si sollevano domande su quali siano le intenzioni finali di Musk con la piattaforma e su come la sua proprietà potrebbe influenzare l'esperienza degli utenti. Tuttavia, una cosa è certa. L'annuncio di Musk ha riacceso i dibattiti sul futuro dei social media, sulla privacy dei dati e sull'influenza aziendale nell'era digitale. Capitolo 7. Cambiamenti potenziali a Facebook sotto la guida di Musk. Come sarebbe Facebook sotto la guida di Elon Musk? Per cominciare, potremmo aspettarci una revisione importante del suo modello di business. Musk potrebbe allontanare Facebook dal suo modello di entrate basato sulla pubblicità, che è stato a lungo criticato per incoraggiare contenuti sensazionalistici e disinformazione. Invece potrebbe introdurre un modello basato su abbonamento che enfatizza la qualità rispetto alla quantità, offrendo agli utenti un'esperienza migliore e proteggendo i loro dati. Musk potrebbe anche considerare l'integrazione di alcune delle sue tecnologie esistenti in Facebook. Ad esempio, potrebbe utilizzare la tecnologia avanzata delle batterie di Tesla per alimentare i data center di Facebook, riducendo la loro impronta di carbonio e rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico. Allo stesso modo, potrebbe utilizzare i satelliti Starlink di SpaceX per migliorare l'accesso a Internet nelle regioni remote, consentendo a più persone in tutto il mondo di utilizzare Facebook e connettersi con gli altri. Per quanto riguarda i contenuti, Musk è sempre stato un sostenitore della libertà di espressione, quindi potremmo vedere una riduzione della censura e una piattaforma più aperta alle voci diverse. Tuttavia, dovrà anche trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di frenare la disinformazione e i contenuti dannosi. Capitolo 8. Una nuova era di innovazione? Elon Musk è noto per la sua instancabile ricerca dell'innovazione e la sua acquisizione di Facebook potrebbe inaugurare una nuova era per la piattaforma. Immagina un Facebook integrato con Neuralink, l'azienda di interfacce cervello-macchina di Musk. L'idea potrebbe sembrare inverosimile, ma Musk non si è mai tirato indietro di fronte a ciò che sembra impossibile. Neuralink potrebbe offrire nuovi modi per le persone di interagire con la piattaforma, permettendo potenzialmente la comunicazione diretta tra cervelli e computer. Questo potrebbe rivoluzionare i social media, creando un nuovo paradigma di interazione che trascende la scrittura, la voce o persino la realtà virtuale. Potremmo anche vedere una maggiore integrazione con altre iniziative di Musk, come SpaceX. Immagina tour virtuali di Marte, trasmessi in diretta su Facebook da un rover di SpaceX, o gruppi comunitari focalizzati sulla vita sostenibile, connessi attraverso le reti di energia solare di Tesla. Capitolo 9. Le implicazioni etiche. Con un grande potere arriva una grande responsabilità. Per quanto l'acquisizione potenziale di Facebook da parte di Musk possa annunciare cambiamenti entusiasmanti, comporta anche importanti considerazioni etiche. Se Musk controllasse Facebook, Tesla, SpaceX, Neuralink e potenzialmente altri progetti in futuro, rappresenterebbe una concentrazione di potere mai vista prima nel mondo tecnologico. I critici sostengono che nessuna persona dovrebbe esercitare così tanta influenza sul panorama digitale. Questa concentrazione di potere potrebbe portare a nuove forme di disuguaglianza, dove la visione di una sola persona detterebbe le regole d'ingaggio per miliardi di persone in tutto il mondo. Musk dovrà navigare con attenzione attraverso queste preoccupazioni etiche.
potrebbe considerare l'istituzione di un comitato di supervisione indipendente o un modello di governance democratica per Facebook, per garantire che le voci degli utenti siano ascoltate e rispettate. Tali mosse potrebbero aiutare ad alleviare le preoccupazioni e dimostrare il suo impegno per la trasparenza e la responsabilità. Capitolo 10. Cosa succederà agli utenti di Facebook? Per l'utente medio di Facebook, la possibile acquisizione da parte di Musk solleva molte domande. I loro dati saranno più sicuri? Avranno più controllo sulla loro esperienza sulla piattaforma? La piattaforma diventerà un servizio a pagamento o rimarrà gratuita? Il futuro sotto la proprietà di Musk potrebbe apparire molto diverso da ciò che conosciamo oggi. Gli utenti potrebbero godere di maggiori controlli sulla privacy, meno pubblicità e contenuti più significativi. Tuttavia, potrebbero anche dover adattarsi a nuove funzionalità, modalità di interazione e forse a un modo completamente nuovo di utilizzare la piattaforma. Come in tutte le iniziative di Musk, ci si può aspettare l'inaspettato. È sempre stato un maestro della reinvenzione e della rottura degli schemi, e non c'è dubbio che porterebbe lo stesso spirito anche su Facebook. Capitolo 11. La reazione dell'industria. L'industria tecnologica è in fermento per le reazioni all'annuncio di Musk. I concorrenti come Google, Amazon e Apple stanno probabilmente osservando attentamente, chiedendosi come questa mossa potrebbe influenzare i loro stessi affari. Potrebbe questo scatenare una nuova ondata di acquisizioni e partnership? Potrebbe portare a nuove regolamentazioni o addirittura alla frammentazione di alcuni giganti tecnologici? Gli esperti del settore ritengono che l'ingresso di Musk nel campo dei social media potrebbe accelerare la spinta verso la decentralizzazione, la tecnologia blockchain e modelli più centrati sull'utente. Alcuni esperti prevedono che se Musk avrà successo, potremmo assistere a un cambiamento significativo nel modo in cui le piattaforme digitali operano, passando dal controllo centralizzato a strutture più democratizzate. Capitolo 12. L'impatto potenziale sulle altre imprese di Musk. L'acquisizione di Facebook da parte di Elon Musk non influirebbe solo sul mondo dei social media, ma avrebbe anche un effetto a catena su tutte le sue altre imprese. Per Tesla ciò potrebbe significare nuovi modi per integrare le auto con i social media, magari attraverso una connettività migliorata a bordo che consenta ai conducenti di rimanere connessi senza compromettere la sicurezza. Per SpaceX ciò potrebbe significare nuovi modi per coinvolgere il pubblico nell'esplorazione spaziale, creando potenzialmente una piattaforma guidata dalla comunità per condividere esperienze, idee e notizie sullo spazio. Starlink, la società di internet satellitare di Musk, potrebbe anche trarre beneficio dall'acquisizione, rendendo l'accesso a internet più accessibile e conveniente nelle aree meno servite. Neuralink potrebbe trovare nuove applicazioni per la sua tecnologia, in particolare nel migliorare l'interazione uomo-computer. Le possibilità sono infinite e, conoscendo Musk, possiamo aspettarci alcuni incroci sorprendenti e innovativi. Capitolo 13. La reazione mondiale. L'annuncio di Musk non ha solo catturato l'attenzione del mondo tecnologico, ma ha anche suscitato reazioni da parte di leader politici, magnati degli affari e cittadini di tutto il mondo. I governi sono particolarmente interessati a come la mossa di Musk potrebbe influenzare la sovranità dei dati e la sicurezza nazionale. Con l'estesa rete di aziende di Musk, che vanno dall'esplorazione spaziale ai veicoli elettrici e ora ai social media, alcuni governi potrebbero essere preoccupati per la concentrazione di tanto potere nelle mani di un singolo individuo. Allo stesso tempo, alcuni leader potrebbero vedere l'acquisto di Facebook da parte di Musk come un'opportunità. Il suo focus sulla decentralizzazione
e il controllo degli utenti potrebbe allinearsi con alcuni quadri normativi volti a migliorare la privacy e la trasparenza. Capitolo 14. Gli ostacoli legali che ci aspettano. Il percorso per acquisire Facebook non sarebbe facile. Gli ostacoli legali che Musk dovrà affrontare sono considerevoli, comprese le leggi antitrust, le normative sulla privacy e i contratti esistenti. Inoltre, probabilmente affronterà la resistenza degli attuali azionisti di Facebook, dei dipendenti e forse anche del consiglio di amministrazione. Musk avrebbe bisogno di un team di consulenti legali di altissimo livello per affrontare queste complessità e negoziare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte. È un compito arduo, ma se c'è una cosa che Musk ha dimostrato nel corso degli anni è che prospera di fronte alle sfide. Capitolo 15. Gli azionisti e le loro reazioni. Gli azionisti di Facebook avrebbero molto da dire riguardo a questa potenziale acquisizione. Molti vedrebbero un'opportunità di realizzare profitti sostanziali, mentre altri potrebbero avere preoccupazioni riguardo all'approccio non convenzionale di Musk agli affari e alla sua propensione al rischio. Musk dovrà conquistare gli azionisti con una visione convincente per il futuro di Facebook. Dovrà dimostrare come la sua leadership potrebbe aumentare il valore della piattaforma, migliorare la sua reputazione e, in definitiva, fornire migliori rendimenti per gli investitori. Capitolo 16. La grande visione di Musk per il futuro di Facebook. Se c'è una cosa che sappiamo di Elon Musk è che sogna in grande. Quando parla di acquistare Facebook, non sta pensando solo a cambiamenti incrementali o modesti miglioramenti. Sta pensando a una trasformazione completa, una nuova era per i social media che sia più aperta, più inclusiva e più responsabilizzante per tutti coloro che vi partecipano. La visione di Musk per Facebook potrebbe abbracciare la trasparenza radicale, la decentralizzazione e il controllo degli utenti. Potrebbe essere una piattaforma che permette alle persone di connettersi in modi significativi, che promuove il dialogo costruttivo piuttosto che la divisione e che utilizza la tecnologia non per sfruttare, ma per elevare. Capitolo 17. L'effetto dell'annuncio sulle azioni di Tesla e SpaceX. L'annuncio di Musk ha avuto un effetto immediato sul mercato azionario. Le azioni di Tesla e SpaceX hanno visto fluttuazioni mentre gli investitori reagivano alla notizia. Alcuni hanno visto questa mossa come una distrazione dalle attività principali di Musk, mentre altri l'hanno vista come un'opportunità per diversificare ed espandere il suo impero. Gli analisti sono divisi sul fatto che la decisione di Musk di acquistare Facebook sarà in definitiva positiva o negativa per le sue altre aziende. Alcuni credono che potrebbe portare a maggiori sinergie e opportunità di collaborazione, mentre altri temono che potrebbe diluire l'attenzione di Musk e disperdere troppo le sue risorse. Capitolo 18. Come finanzierà Musk l'accordo? Finanziare un accordo di questa portata non sarebbe facile. Musk potrebbe dover vendere alcune delle sue azioni esistenti in Tesla o SpaceX, oppure cercare nuovi investitori per raccogliere i fondi necessari. In alternativa, potrebbe considerare un'acquisizione con leva finanziaria, utilizzando gli asset di Facebook come garanzia per ottenere finanziamenti. Musk è sempre stato creativo quando si tratta di finanziare i suoi progetti, quindi possiamo aspettarci che esplori tutte le opzioni disponibili. Qualunque approccio scelga sarà probabilmente non ortodosso, audace e, naturalmente, ambizioso. Capitolo 19. Potrebbe essere una distrazione? Alcuni scettici credono che l'annuncio di Musk non sia altro che una trovata pubblicitaria, una tattica diversiva
progettata per distogliere l'attenzione da altri problemi o semplicemente per far sì che si continui a parlare di lui. Dopotutto, Musk ha una storia di dichiarazioni provocatorie che generano titoli e alimentano le speculazioni. Se questa è davvero una distrazione, è una distrazione magistrale. Ha suscitato una conversazione globale, catturato l'attenzione dei media e mantenuto Musk al centro dell'immaginazione pubblica. Capitolo 20. Cosa succederà adesso? Quindi, cosa succederà adesso? Musk è serio riguardo all'acquisto di Facebook? O è solo un'altra delle sue audaci dichiarazioni progettate per agitare le acque? Solo il tempo lo dirà. Ma una cosa è certa: che segua o meno il suo piano, Musk ha ancora una volta catturato l'attenzione mondiale e messo in scena quella che potrebbe essere una delle più grandi storia della tecnologia. Facebook cambierà per sempre sotto la leadership di Musk. Vedremo una nuova era dei social media che dà priorità alla privacy, al controllo degli utenti e all'innovazione? O sarà questo un altro capitolo nella saga del viaggio audace e imprevedibile di Musk? Qualunque sia il risultato, una cosa è certa: stiamo vivendo tempi entusiasmanti ed Elon Musk è al centro di tutto. Rimanete sintonizzati, perché questa storia è tutt'altro che finita. Capitolo 21. L'ultima parola. L'annuncio di Elon Musk di voler acquistare Facebook ci ha lasciato con più domande che risposte. Ma non è forse questa la bellezza dell'innovazione? L'ignoto, l'incertezza, la possibilità di qualcosa di completamente nuovo. Che tu sia entusiasta, scettico o semplicemente curioso, è innegabile che l'ultima mossa di Musk ci ha sfidato ancora una volta a pensare più in grande, a sognare con più audacia e a mettere in discussione lo status quo. Mentre aspettiamo che emergano più dettagli, una cosa è chiara: il mondo della tecnologia sta guardando, il pubblico è coinvolto e il futuro di Facebook, e forse dell'intero panorama dei social media, è in bilico.